Però non è che i soldi che mancano alla scuola li recuperi tagliando i parlamentari, eh. Cioè, noi parliamo di miliardi di euro, sono delle somme. Delle... Sì, ma io sono pure d'accordo, quando volete, però non è questo il problema, cioè non risolve. Il fatto che noi in Italia abbiamo più, si direbbe bidello, ma più personaleata che più carabinieri, ma voglio dire una ho cosa, capito, ma da poi noi non è esternalizziamo, è vero. così. Ascolti, 186.000, sono ascolti, c'è un bidello per ogni piano, lo sai in ogni piano della mia scuola quanti alunni ci sono? 150. Lo sai che se uno di loro si fa male noi abbiamo la responsabilità penale e civile e che ci piovono denunce, lo sa questo? Un bidello a piano non è nulla. Tutte e due si possono avere. Dobbiamo fare delle scelte. Che scegliamo? Tempo pieno o con presenza? Io facevo regolarmente lezione, approfondivo il pomeriggio, lei li facevo studiare, giocare, ha capito qual è il punto. Si fanno i processi alle intenzioni, ah, vuole fare l'apartheid, La mozione dice una cosa sensata, la mozione è stata approvata in Parlamento e quindi bisogna immaginare degli strumenti. Tra le possibilità c'era allora questa cosa delle classi silenziate, tra le possibilità dico io. Sai, tra le possibilità, ma che cosa vuol dire? Parlamentari sono troppi, ma sono sempre uguali. L'abbiamo già fatta questa legge. E sono andiamo andata, 177 parlamentari. Scusami, c'è stato un referendum, la gente avrebbe dovuto andare a votare in favore di quel referendum, ma invece la gente non ha votato, il referendum non è passato, capito? Per cui la colpa, sai chi è? Di chi è drammaticamente? È nostra. Nostra di tutti, perché c'è stato un referendum che confermava una legge costituzionale. Quella legge costituzionale tagliava 177 parlamentari. La gente non ha votato. Quando tanta gente scende nelle piazze, non solo studenti ma anche professori, anche studenti universitari, diciamo che è anche, cioè avrebbe più senso trattarli come esseri umani più che, cioè, non è che mo abbiamo trattati come bestie.